Credo sia vero. Il messaggio di Walter aiuterà le mie figlie a ricordare e a sentire la voce del padre. Se alcuni messaggi portano consolazione, altri restano come un doloroso ricordo di un'occasione mancata per dirsi addio. Mi svegliò lo squillo del telefono. All'epoca lavoravo di notte, perciò non volevo essere seccato. Poi il telefono squillò di nuovo. Pensai, non rispondo. Sarà stata l'una del pomeriggio quando mi arrivò l'avviso di un messaggio vocale. Primo messaggio. Neil, sono Brian. Un aereo si è schiantato contro il World Trade Center ed è scoppiato un incendio. Io sono dentro e non riesco a respirare. Dì a tutti che gli voglio bene. Se non dovessi uscire di qui... Oddio. Fine del messaggio. Era un messaggio di Brian. L'aveva lasciato con la prima o la seconda telefonata di quella mattina. Ma io non me ne ero accorto. È dura pensare a cosa sarebbe successo se avessi risposto. Lo so, anche in quel caso non avrei potuto fare niente. Primo messaggio. Neil, sono Brian. Ho conservato il messaggio in un file MP3. Ce l'ho anche in un CD che tengo in cassaforte. Ce l'ho su tutti i miei hard disk. È dappertutto. Non voglio che gli capiti niente. Sono le ultime parole di Brian. A questo servono le registrazioni, a memorizzare le ultime parole delle vittime. Sento che mi dà forza. Quando ascolto il messaggio mi sembra che Brian mi dia coraggio. Tre piani sotto Brian Nunez, nella Torre Nord, c'è Melissa Harrington Hughes. È rimasta intrappolata al 101° piano. Poco dopo che il primo aereo ha colpito il suo edificio, Melissa ha chiamato il padre. Ma da allora sono passati 55 minuti e lui non ha saputo più nulla. Quando abbiamo finito la nostra conversazione, mi sembrava che avesse ripreso il controllo. E conoscendo mia figlia, ero sicuro che non avrebbe avuto alcun problema a uscire da quell'edificio. Mentre il padre di Melissa osserva lo svolgersi degli eventi a casa, Michael, il fratello, si trova in ufficio a Boston. È lì che sente la notizia. Ho iniziato a piangere, non potevo crederci. Io non riuscivo a dire una parola a nessuno. Sono tornato su e ho detto che dovevo andare via. Dovevo andare. Mi ripetevo solo, speriamo che riesca a uscire. Con le scale o con l'ascensore. Forse manderanno gli elicotteri, chissà. Mia sorella era molto protettiva con me. Crescendo non me ne rendevo conto, perché da ragazzo non ci fai caso. Vedi le cose sempre dal lato negativo. Ti arrabbi, ti infastidisce quel... Non voglio che ti allontani da me, il tipico rapporto fratello-sorella. Col passare del tempo, lei si è occupata di me enormemente. Sei pronta? È accesa? No, è spenta. Anzi, cosa? È accesa ora. Il rapporto tra Melissa e mio padre a volte era burrascoso. Parlo del periodo dell'adolescenza, degli anni delle superiori. E non poteva essere altrimenti, perché avevano lo stesso carattere e tra due persone dalla volontà forte trovare il punto d'incontro non è mai facile. Lui forse era l'unica persona contro cui non poteva vincere e lei gli somigliava. Aveva lo stesso carattere, deciso e forte. Crescendo, Melissa aveva deciso di conoscere la vita anche oltre la sua cittadina nel Massachusetts. Melissa passò l'estate in Francia. Era convinta che Parigi fosse la città più bella del mondo. Amava quei vestiti, quelle pettinature. Prima portava i capelli lunghi e quando tornò da Parigi li aveva molto corti, secondo lo stile francese. Quando scese dall'aereo, io e sua madre la guardammo stupiti. Non ce l'aspettavamo.
A 26 anni, Melissa si era trasferita in California per lavorare per una grande azienda di comunicazioni via internet. Melissa era una ragazza ambiziosa. Quando era in California, si comprò una BMW. Io avevo 60 anni quando la prese e non avevo mai avuto un'auto così bella in vita mia. Chiesi a Melissa, puoi permettertela? E lei rispose, papà, forse non avrò mai più l'occasione di comprarne una. La comprò, l'adorava. Non ha vissuto a lungo, ma si è divertita tanto durante i 31 anni in cui è stata su questa terra. Puntava sempre al meglio e il più delle volte lo otteneva. Dopo aver parlato col padre, Melissa chiama a San Francisco il marito, Sean, col quale è sposata da appena un anno. Lui sta dormendo quando arriva la telefonata. Sean, sono io. Volevo solo dirti che ti amo e che sono bloccata in questo edificio di New York. C'è tanto fumo. Volevo solo farti sapere che ti amo per sempre. Melissa aveva conosciuto Sean a un ballo giovanile. È così che era iniziata la loro relazione. Lui era un gran bel ragazzo e insieme formavano davvero una bella coppia. Ricordo che quando me lo ha presentato le brillavano gli occhi. Era tutto chiaro, ho capito che era l'uomo che avrebbe sposato ed è andata così. Ora potete baciarvi e a tutti voi presento per la prima volta il signore e la signora Hughes. Quando ho sentito il messaggio che ha mandato Sean, nella sua voce ormai non c'era più speranza. Stava dicendo a Sean che per lei era finita, ma che l'avrebbe amato per sempre. Non so se posso dire che sia stata una buona cosa. È stato bello sentire la sua voce. Bello vedere che aveva chiamato il marito. È commovente quando lo ascolti. Vengono fuori emozioni di ogni genere. Ovviamente è triste perché quando lo ascolti capisci che lei è bloccata, che non ha via di scampo. Ma come ho detto, è emozionante poter sentire la sua voce. È sempre bello poterla sentire. Un'ora dopo che il primo aereo si è schiantato contro la Torre Nord, alcuni hanno ancora difficoltà a mettersi in contatto con i propri cari. Le linee telefoniche sono sovraccariche. Quando il 41enne Tom McGinnis riesce a contattare la moglie, sa già che non c'è alcuna possibilità di scampo. Chiesi subito dove sei, dove sei? Ed ero quasi seccata perché non mi rispondeva. Poi disse, siamo in una sala conferenze e non possiamo uscire. Siamo intrappolati in una sala conferenze. Chiesi chi c'era con lui e lui disse in fretta i nomi di un paio di persone che conoscevo. Tre uomini che erano con lui e altre persone che si sentivano parlare in sottofondo. Non si avvertiva il panico. Ricordo solo di aver sentito un uomo gridare, buttiamo giù questo maledetto muro! Dissi a mio marito, ce la farai a uscire? Continuavo a ripeterglielo. Allora lui mi disse, Iliana, non capisci. C'è gente che salta giù dai piani sopra di noi. Allora pensai, oh mio Dio, cosa stanno passando quei poverini se vedono le cose tremende che succedono sopra di loro? Mi sembrava incredibile e continuavo a dire, tornerai a cena stasera. Lui disse, ti amo, occupati di Caitlin. E dopo un po' disse, devo stendermi sul pavimento, ti amo. A quel punto cadde la linea. È stato un grande conforto poter parlare con lui. E la cosa strana è che non lo apprezzai molto quel giorno, né nelle settimane successive. Ma mi è di grande conforto ora, lo è stata a partire da qualche mese dopo e il motivo è che so che grande consolazione sia stata per lui più che per me. È stata la sua occasione di dire addio. Occupati di Caitlin.
Disse che sarebbe stato un miracolo se fossero usciti di lì. Sapeva che non ce l'avrebbe fatta. Nella Torre Sud, la seconda a essere colpita, la situazione è ormai disperata. Steven Maldery lavora insieme a un gruppo di colleghi molto amici. Sono tutti ex atleti che si conoscono dalle superiori. Mentre l'incendio si diffonde, il gruppo prende la decisione di restare insieme e provare a raggiungere il tetto. Così si accingono a una faticosa salita di 21 piani su per le scale, tra il calore e il fumo. Steven era appassionato di basket, ma era magro e bassino. Ho una sua foto in terza media quando giocava a basket. È in mezzo a due compagni di classe già alti, i suoi migliori amici. Lui sembra la mascotte, invece giocava sul serio. Il basket è stato un elemento importante per la sua crescita, secondo me. Non gli è mai passata la passione, l'entusiasmo. Me ne sono resa conto dopo la sua morte. Dalla lealtà di tutte le persone con cui aveva giocato a pallacanestro. È stato evidente per me. Anche per i regali che ha mandato la squadra. Steven e i suoi amici raggiungono la cima dell'edificio, ma le porte verso il tetto sono chiuse. Tornano verso le scale e si rifugiano in una sala conferenze vuota all'88° piano. Dividendosi un unico cellulare, ognuno chiama a turno per dire addio ai propri cari. Steven e gli altri passarono il telefono e fecero parlare tutti con le famiglie. Ormai quelli che telefonavano erano rassegnati, avevano la sensazione di essere spacciati. Si usano gli ultimi minuti a disposizione per parlare con persone care, parenti, amici, per dirgli che ci hanno reso la vita migliore o che vogliamo che si occupino di una persona o per rivelare delle verità sulla propria vita. Per molti quello fu un momento di verità, un momento di verità disperata, ma anche di verità trascendente. Sessantacinque minuti dopo l'impatto sulla Torre Nord, dall'edificio parte ancora una serie di chiamate disperate. Jeffrey Nussbaum, 37 anni, racconta alla famiglia la sua lotta per la sopravvivenza in ogni angoscioso dettaglio. Squillò il telefono. Era Jeff. Mi disse che la stanza si stava riempendo di fumo e che facevano fatica a respirare. Disse che il sistema antincendio era scattato e che erano immersi nell'acqua fino alle caviglie. Quando si è legati emotivamente a qualcuno nei guai, non guardi l'orologio. E così l'azienda telefonica mi spedì il dettaglio della sua bolletta. Ho aspettato oltre 2 anni che lo identificassero. Quindi tutto quello che riguarda lui è una gioia. E quello che hanno identificato era talmente microscopico. Che ci si attacca a tutto. Perfino alla bolletta del telefono. Alle 10. Le operazioni di soccorso non hanno ancora fatto progressi. I ricevitori radio dei vigili del fuoco non funzionano all'interno delle torri.
In pratica, una volta dentro, sulle scale, i pompieri non riescono a comunicare.